quarta rivoluzione industriale ci mette di fronte al fatto che esiste un gap sulle skill, in particolar modo sulle skill digitali molto, molto forti. Le grandi imprese questo lo hanno capito, le piccole e le medie imprese fanno più fatica a capire questo. Il ruolo dell'università è evidentemente quello di formare persone, quello di fare ricerca, di fare innovazione e trasfare trasferimento tecnologico, soprattutto per le piccole e medie imprese. Noi siamo pronti a fare questo, le piccole imprese devono capire che trovano nell'università un partner importante. Questo deve passare attraverso la formazione di persone che abbiano le competenze giuste, questo deve passare attraverso il fatto che l'attività di ricerca è un'attività di ricerca che non è solo per le grandi imprese ma è anche e soprattutto per le piccole imprese. Noi abbiamo già esempi di collaborazioni di questo tipo, si tratta solo di diffonderli su tutto il territorio nazionale. Nel piano nazionale Industria 4.0 ci sono due strumenti, i Competence Center da un lato e i Digital Innovation Hub, che avranno proprio questo scopo. Il terzo è quello del trasferimento tecnologico, cioè far sì che i risultati della ricerca e dell'innovazione arrivino sul mercato molto più velocemente. Ci sono quindi tre, per chiudere, assi: la formazione, la ricerca e il trasferimento tecnologico. Io credo che questi siano i pilastri sui quali l'Italia possa giocarsi un futuro, diventare più 4.0 di quello che è oggi.